Il Tribunale di Firenze ha condannato a 10 anni e 6 mesi Lucia Leotti, presidente della società Menarini, e a 7 anni e 6 mesi il fratello Alberto Giovanni, vicepresidente, a conclusione del processo che li vedeva a giudizio per accuse a vario titolo di evasione fiscale, riciclaggio e corruzione. Lucia e Alberto Giovanni sono i figli di Alberto Leotti, patron dell'azienda farmaceutica, morto nel 2014, confiscato inoltre agli imputati oltre 1 miliardo di euro. Secondo gli inquirenti, dal 1984 al 2010 Alberto Leotti avrebbe usato società estere fittizie per l'acquisto dei principi attivi con lo scopo di far aumentare il prezzo finale dei farmaci grazie ad una serie di false fatturazioni, truffando così il sistema sanitario nazionale che ha rimborsato medicinali con prezzi gonfiati. Il danno per lo Stato sarebbe stato di 860 milioni di euro. Il PM aveva chiesto 9 anni e mezzo per Lucia Leotti e 8 anni per Giovanni Leotti. C'erano elementi seri per ritenere che i reati contestati non fossero sostenibili, lo ha detto Sandro Traversi, difensore di Lucia e Giovanni Leotti, che ha annunciato ricorso in appello dopo la sentenza di condanna pronunciata oggi dal Tribunale di Firenze nei confronti dei vertici della Menarini.